Fatto ingresso in diocesi circondato dall'affetto di migliaia di persone provenienti da tutto il territorio del Nord Calabria, oltre che dalla sua amata Cerignola. Monsignor Nunzio Galantino, ordinato vescovo della millenaria diocesi di Cassano a Lionio il 25 febbraio scorso nella città pugliese dal cardinale Angelo Bagnasco, ha preso possesso della diocesi sabato 10 marzo alle ore 18 nella cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria, alla cui entrata il vescovo ha baciato il crocifisso, patrono della città. Quando l'amministratore diocesano, Monsignor Francesco Oliva, che ha retto la diocesi per 9 mesi, ha proclamato l'annuncio, accolto da un lungo applauso. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della Santa Sede Apostolica, da questo momento il vescovo Nunzio Galantino è il pastore della Santa Chiesa di Dio che è in Cassano a Lionio. Ma sin dalla piazzetta di Santa Maria di Loreto, il nuovo pastore, l'86° presule di Cassano, è stato accolto dall'amore dei suoi nuovi concittadini, resi tali tra l'altro dal conferimento della residenza e dalla consegna delle chiavi della città delle terme, sin da subito da parte del sindaco Domenico Lione, intervenuto in piazza Matteotti, insieme con il sindaco di Cerignola Antonio Giannatempo, alla presenza dei sindaci dei 22 comuni della diocesi e di numerose autorità militari e civili, tra cui il prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, e il vescovo della diocesi di Cerignola, Ascoli Satriano, Felice di Molfetta, e l'ex vescovo di Cassano, Vincenzo Bertolone, promosso da maggio 2011 arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace. Monsignor Galantino, sin da subito, ha confermato le prime impressioni. Diretto, chiaro, puntuale, simpatico, sorridente. Un parroco che si fa vescovo ogni minuto che passa, che porta con sé il tesoro accumulato durante 37 anni di guida della parrocchia del centro storico di Cerignola, quella di San Francesco d'Assisi, e che, guidato da Dio e sotto la protezione di Maria, che lo ha accolto prima alla Madonna della Catena, dove ha pregato insieme con i 68 sacerdoti della diocesi, e poi all'Immacolata, dispiega il suo nuovo ministero, quello episcopale, nell'intento di attuare progetti condivisi volti a fare il bene comune. Cosa dirà al clero? Ho già detto tante cose, ho detto che conto su di loro e spero che possa contare su di loro. Loro sicuramente possono contare su di me, ma sono convinto che ci sarà questa intesa reciproca, anche perché mi sono fatto quest'idea girando, perché sapete, facevo il parroco, ma facevo anche altro, quindi andavo in giro e mi sono reso conto di una cosa, che se un vescovo riesce a stabilire una bella sinergia, una bella fraternità fondata proprio sul comune ministero con i sacerdoti, gran parte del suo impegno e del suo lavoro è fatto. E siccome io voglio lavorare poco da solo, spero proprio che con i sacerdoti vada veramente bene, anzi sono certo, già li ho visti, simpatici. Eccellenza, qual è il suo pensiero oggi rivolto al popolo di Cerignola? A quello di Cerignola, loro mi hanno voluto bene, ma io ancora di più a loro. E vedrete che stanno anche qui, sono venuti, no? E sono contento del fatto che sono venuti. Mi dispiace di una cosa, che non potrò fermarmi con ognuno di loro, perché però l'hanno già fatto loro in tutto questo tempo. Ho avuto tante di quelle veramente attestazioni di simpatia, hanno anche esagerato, sapete, poco ci mancava che mi attribuissero anche qualche miracolo, ma io non ne ho fatti. I giovani aspettano. Le prime battute rilasciate ai giornalisti offrono spunti sulle idee, sui programmi e sul personaggio che, sollecitato dai cronisti, parla del nuovo capitolo che si apre e del suo lavoro svolto in parrocchia per tanti anni.
cioè sento di dover continuare, intanto perché resto prete, resto vescovo e sono preti, no? Sono credenti, sono battezzati, per cui anche il nuovo capitolo non è altro che la prosecuzione con responsabilità diverse e sono certo anche con un aiuto particolare del Signore diverso per poter fare, per poter realizzare l'unico programma che mi tocca e ci tocca, cioè annunziare e testimoniare il Signore. Parrocchia per un prete è veramente il luogo di inveramento, dicono quelli che parlano difficile, no? Il luogo di inveramento un po' delle sue progettualità, delle sue idee, soprattutto il luogo di inveramento della sua fede. Dei problemi che affliggono il territorio, che originano speranza. Però sono convinto di una cosa, che dove ci stanno i problemi sono anche tantissime speranze. E poi i problemi dobbiamo imparare a considerarli come delle opportunità. Dei rapporti con le istituzioni. Il mio compito sarà quello di inserirmi in maniera rispettosa in questo cammino che già è stato iniziato, che non comincia con me. Voi avete la fortuna di avere una chiesa che non dura né da un vescovo né da due vescovi, ma una chiesa che dura ormai da tantissimi secoli, per cui siete una comunità nella quale chiunque viene deve venire con grande rispetto. Del messaggio rivolto ai fedeli cassanesi. Però il messaggio che voglio dare è che mettiamoci insieme per rispondere all'unica domanda che ci viene fatta dal Signore, cioè di essere fedeli a Lui e fedeli all'uomo che Lui ama. Dell'impossibile. Ma io non penso che esista l'impossibile, perché nel Vangelo sta scritto che nulla è impossibile a Dio. Se noi crediamo veramente, se io sto qui, non perché mandato non so da quale grande organizzazione, ma mandato dal Signore. Lui dice che nulla è impossibile. Se io sono furbo, mi metto dalla sua parte e così non diventerà impossibile nemmeno le cose per me. Della possibilità di rappresentare un messaggio di speranza, soprattutto per i giovani. Spero di... Anzi, io voglio esserlo, glielo dico proprio, voglio esserlo. E se non ci riuscirò, vuol dire che non dovevo fare il vescovo.